Eccoci qua, no, tanto noi stiamo chiacchierando. Mi dicevi, Nicole, che cosa? Che Dicevo, ci sono persone che sono da tantissimo tempo sì, che sono. nella nostra zona, diciamo, i friulani sono delle persone che ci pensano ancora di più perché sono persone, diciamo, più prendono decisioni più Con più lentezza, con. lentamente, quindi ci pensano molto di più di fare Intanto il tempo un'azione passa del però, genere, le sì. loro sue persone Quindi sono ci vuole più lente. tempo. A me è capitato tante volte che viene in ufficio una persona che ho sentito 10 anni fa, la prima volta. Quindi, Mamma sì, mia. insomma, 10 anni sono. Però Parto di. Sì. devi raccontare quell'aneddoto di quella ragazza che è venuta in ufficio con l'arpa per farti il Ah, regalo. quella Questa cosa mi era ha una delle cose sbalordito. più belle che ho vissuto, diciamo, negli ultimi anni. Cosa è È una successo? gratificazione, è troppo bello. Era una mia iscritta, una ragazza che per Natale mi ha fatto questo regalo, che è venuto in ufficio con la sua arpa, che sai, un'arpa è un strumento molto Certo, grande, quindi mamma mia. lei ha faticato a portare sopra il primo piano l'arpa. Insomma, è venuto da me in ufficio, ha messo giù l'arpa e mi ha suonato una canzone scritta per me, cioè scritta per Club. Sì, per Per ringraziarla perché ringraziare, aveva. sì, Ma per dai, per ringraziare diciamo il il servizio che servizio, avevate dato, sì, bellissimo questo. ma era bellissimo, Dai, è anche ti dà. commovente, Infatti, insomma, ma è mi anche sono anche commossa gratificante. perché un gesto del genere veramente ti fa sentire importante, insomma, soddisfatto per quello che facciamo, Eh per il sì, lavoro che facciamo. assolutamente. Vediamo altri annunci intanto, quindi, che da dove arrivano e quindi possiamo anche soffermarci un po' a commentarli e per capire se vanno anche bene fatti così. Quindi adesso invece da Treviso, Anna, 27 anni, estetista, sono carina, alta, simpatica e solare. Non è facile trovare le parole per parlare di se stessi. Posso solo dirti che sono sincera, leale, fedele per natura. Cerco un ragazzo semplice, equilibrato, aperto mentalmente, soprattutto allegro e divertente. Sì, questa ragazza qua è alta 1,73. Siamo anche lì sempre, perché poi più sono alte, più si mettono i tacchi alti, quindi siamo sempre col discorso che cerchiamo qualche uomo alto E non anche se ne per trovano, questo. mi sembra impossibile Secondo me, che. beh, in Italia gli uomini al di sopra del 1,85 sono solo il 5%. Se pensiamo che questo 5% qua può essere anche sposato, ne troviamo ben Riduciamo pochi. Però tantissimo. io invito anche le ragazze e Dai, le poi. donne che sono già alte, quindi sono più fortunate di me, a mettersi un tacco un po' più basso quando Assolutamente. Ma infatti possono venire escono. meno anche a questo, perché commettono come requisito un uomo alto. Ma Come. una ragazza che è alta 1,73 lo vuole almeno 1,80. Tanto. Ah, sì, Invece spesso. in Italia ragazzi e uomini 1,80, 1,82, 1,83 non ce ne sono tantissimi, la media è 1,75. Ai noi, Invece quindi. l'uomo le va bene anche se la donna è alta, Sì. non Sì, ha sì, vedo quel. diverse coppie in giro che Sì, sono. Sì. perché l'uomo Piace non fa qualcosa. problemi Che sembrerebbe il come la donna. contrario, no, Sì, la invece. donna più spesso chiede all'uomo più alto, invece l'uomo le va bene anche se la donna è più alta. Ma chissà, forse anche l'idea della protezione che può Eh sì, essere. sicuramente Sì. è ancora una cosa atavica, no? Che pensano, cioè l'idea di avere un uomo più alto è l'idea di avere una quercia sotto la quale puoi stare tranquillo nei secoli. Magari proprio nei secoli. Vediamo un altro annuncio adesso, commentiamolo insieme. Mi piace che anche nei secoli effettivamente perché deve durare nel tempo, quindi penso Certo. questa idea qui che di duratura e che possa essere qualcosa di sicuro assolutamente. Allora, provincia di Venezia, Maura, 34 anni insegnante, gran bella ragazza, fisico in perfetta forma, aspetto mediterraneo, insegna presso le scuole medie, innamorata del suo lavoro e dei suoi alunni. Cerca un uomo bello, longilineo, e vabbè, le mettiamo tutte, per conoscenza ed amicizia. Persona davvero speciale, contattala. Allora, cosa possiamo commentare di questo È annuncio? quello che abbiamo detto prima, che chiedono il massimo perché Sì, perché sanno sono che anche di. otterranno un po' di meno, E quindi. poi non basta che avrà tutte caratteristiche, vogliono anche vicino queste persone. Perché, per esempio, io avrei un uomo alto, bello, però è lontano, magari a Trieste.
e spesso il nostro è un lavoro veramente spesso difficile. Sì, però posso, non ci interessa così lontano, cioè vogliamo vicino questa persona. Però posso dire, a un certo punto, se uno trova l'amore della sua vita, la vuoi essere anche cani cattì, trovi un compromesso, ma già andare a scartare spesso nell'ambito proprio della città, della provincia, della regione, diventa secondo me limitativo. A volte siamo noi stessi che ci blocchiamo limiti, le opportunità. Perché ma forse questo andrebbe fatto capire come concetto. Al dopo, no? Magari a volte non pensiamo che se siamo un po' più lontani la relazione dura di più. Questo è un altro parametro, è un altro paragrafo da aprire sì, e da vedere, però effettivamente può essere un fattore di grande limitazione secondo me, perché poi nella vita uno può cogliere delle opportunità diverse, certo, possono cambiare tante cose, no? Invece certo, dire lo voglio nell'ambito di Treviso, sì, del cortile, del quartiere, cioè secondo me vuol dire ti taglio fuori un sacco di persone. Sarebbe possibile fissare un appuntamento e parlare di persona o fate solo tramite email? Cordiali saluti Isabella. No, noi non facciamo solo tramite email, perché no, rispondiamo anche con le email, ma vogliamo vedere le persone assolutamente, perché sì, vogliamo parlare con voi, capire, vogliamo che voi ci conosciate direttamente, vogliamo sapere la vostra situazione, quindi assolutamente noi vogliamo parlare con le persone. Quindi non è, come mai è venuto questo dubbio dell'email? Ma perché essendo in un'era tecnologica sono abituati ad usare il web, quindi vedono che abbiamo un sito, vedono che rispondiamo all'email, vedono che abbiamo la pagina Facebook, ma è un qualcosa in più. Ma il nostro lavoro proprio portante, e lo dicevo proprio ieri a un signore che mi scriveva via email, e via email senza che io l'avessi neanche mai visto, voleva che io rispondessi a tutta una serie di domande sulla persona che gli avrei presentato se era con queste caratteristiche, al che io ho risposto: caro signore, io non faccio tutto questo lavoro senza neanche aver visto lei in faccia, perché per quanto lui mi mandi in catena un corollario di caratteristiche che doveva avere l'altra persona, io non ho le sue. Se lui mi dice io sono alto 1,80 e sono un insegnante, non è sufficiente per fargli fare un incontro. No, io la persona la devo vedere, devo capire se è bara, devo capire se è sincero, devo capire veramente la sua situazione, quindi l'email sì, per degli scambi veloci di informazioni, ma noi le persone le vogliamo vedere. Le persone che magari fossero, beh, voi avete le sedi un po' dappertutto, però ipotesi Friuli Venezia Giulia, persona impegnatissima che sta a Trieste, non ha tempo proprio di muoversi, facciamo l'esempio, adesso mi viene in mente però la Tisana di Trieste è abbastanza vicino, però tutto sommato non riesce a ritagliare quel tempo. Io parlavo proprio ieri con una persona che mi dice: è tanto che io riesco in una giornata a ritagliarmi un'ora la sera dalle 8 alle 9. Beh, comunque e succede, c'è la possibilità anche per sabato, domenica. Ma voi fate servizio anche, chiedo questo, a domicilio? No, cioè a domicilio no, nel senso non si può? Non si può. Nel nostro, chi fa il servizio a domicilio nel nostro settore lo fa perché è un'azienda poco seria. Non si può fare il servizio a domicilio nel nostro settore. Noi siamo controllati dalla questura e la questura esige che i colloqui vengano fatti negli uffici commerciali. Quindi ci sono non delle... in casa. No. Tutte le agenzie, e ce ne sono tante, che vanno a fare i colloqui a domicilio sono agenzie che non sono in regola. Quindi regolatevi voi. Chiaro, perfetto, era bene anche fare questo chiarimento. No, comunque, se la persona ha problemi dagli orari, noi siamo disponibili anche sabato, domenica, quindi certo, non ci sono problemi. Grande disponibilità. Vediamo un messaggio. Salve, volevo sapere una informazione. Il vostro servizio comporta dei costi, ma richiede Maria? Maria, ogni cosa che ha un valore ha un costo. Se non lo avesse sarebbe beneficenza e dovrebbe destare sospetto. Esatto, la nostra è un'azienda, il nostro è un servizio molto importante, è un servizio delicato, è un servizio che fa cambiare la vita alle persone, perché quando vengono lì sono sole e quando hanno finito il periodo assieme a noi sono accompagnate, quindi è un servizio molto importante che cambia la vita alle persone ed è un servizio che ha un costo
perché è un servizio che ha un valore. Poi ci sono vari tipi di promozioni, pacchetti che una persona può acquistare. Quindi, più lungo, è più sostenibile, corto. Insomma. Certo, ma è un'iscrizione alla portata di tutte le tasche. Quello che manca è la motivazione, non sono i soldi. Ecco, perché magari uno poi chiede decisamente quali sono le tariffe, i prezzi e tutto, si può rendere conto che magari non era quello che ci si immaginava, insomma. Poi spesso facciamo anche, diciamo, gli omaggi per compleanno oppure per Natale, o feste così, carine, San Valentino. Quindi basta la volontà, basta lasciare i dati e dopo, insomma, si trova la soluzione. È come farsi fare un regalo a se stessi. Vediamo un altro annuncio intanto da che zona c'è. Abbiamo visto Treviso, abbiamo visto Belluno, abbiamo visto Padova, adesso andiamo a Trieste, eccolo qua. Giuseppe, 30 anni, disegnatore, di professione creativo, capace di vedere la vita sempre a colori, bello. Caratterialmente sono estroverso, per questo lavoro come creativo, amo ridere e scherzare con tutti, sono piuttosto socievole, tempo libero ne ho poco, ma quel poco lo dedico ai viaggi. Vorrei trovarti zingara nell'animo, dolce, affascinante ed estroversa. E bella, poi, zingara. Bella zingara nell'animo, è molto carino. Ci sono persone che scrivono molto bene, devo infatti dire. Sì, no, è vero, molto. Questo è il territorio di competenza di Nicole. Allora, diciamo che questo è un ragazzo veramente molto, molto carino. Quindi io chiedo a tutte le ragazze in ascolto, fateci avanti, perché vale veramente la pena. Ecco, però potrebbe anche essere che una persona non si spaventa ad andare a Trieste, cioè che anche se è qua in Veneto, Trieste... ragazzi, se sono giovani si muovono. Sì, quando sono giovani si muovono, quindi non vi pongono tanti limiti. Del resto vanno in discoteca a Bologna, quindi... Assolutamente. Si fanno strada per andare assieme. Sì. Vediamo se c'è qualche annuncio ancora che riusciamo a mettere, o so che ci sono dei messaggi che dopo ci restano sempre, che non riusciamo mai a leggere tutti quanti i messaggi, tutti gli annunci. Marica, 31 anni, ceramista, che bella professione, particolarissima. Marica vorrebbe fare nuove amicizie, conoscere persone simpatiche, magari avere la possibilità di incontrare un ragazzo gentile, quindi si parte sempre dall'amicizia, è premuroso. Vediamo se ci rimettono nuovamente l'annuncio che mi è sfuggito, che mi faccia sognare, sono mediterranea, solare, dinamica, spiritosa. Anche questa Marica della provincia di Padova le ha tutte. Sì, le ha tutte, ma a volte ne hanno anche di più di quello che scrivono, perché poi scrivere un annuncio e descrivere se stessi non è neanche facile, a volte magari si dà un'idea anche o sminuita o troppo ingrandita oppure semplicemente diversa, quindi un annuncio serve, però l'importante è incontrare la persona e capire se è affine a noi, perché poi una persona che incontriamo può avere anche tante qualità, tante belle cose, belli aggettivi, ma se non scatta quel feeling tra le persone non c'è niente da fare. Quindi l'importante è proprio incontrare le persone. Ciao, sono Fabio, single di ritorno. Ho sentito della cena per single, come devo fare per partecipare? Ah, c'è una cena per single. Bella single di ritorno. Questa è abbastanza ricorrente. È interessante, sì, purtroppo oggigiorno il single di ritorno è una cosa abbastanza frequente. Sì, abbiamo una cena per persone single tra circa 20 giorni, quindi tutte le persone che vogliono partecipare possono chiamare. Anche a queste serate, a queste cene, noi cerchiamo che ci sia un'affinità anche come età, che ci sia un bilanciamento, quindi vogliamo avere prima la prenotazione in modo da capire come fare i tavoli, come mettere le persone a proprio agio anche per fascia di età. E queste cene chi può partecipare? Possono partecipare tutti. Ah, quindi tutti quanti, quindi è un'occasione. Però dopo, una volta che entrano a contatto con voi, si devono iscrivere se vogliono. Tutti quelli che sono passati in ufficio, comunque, anche alle cene noi non accettiamo persone che non abbiamo mai visto. Non è strano, insomma, quindi anche questo non va una cena al buio più totale. No, perché dobbiamo comunque avere un po' di informazioni per tutelare le persone che partecipano. Certo. E poi ci sono gli iscritti che partecipano a queste cene, quindi è un'occasione. In genere quante persone possono esserci una cena? Ma non più di 100, perché ne abbiamo fatte anche con 200 persone, ma diventa veramente tanto difficile dopo gestirle tutte, quindi non più di 100.
Sì, anche perché poi anche diventa una gran confusione. Nel 2001 mi avete presentato Giulio, che è diventato mio marito. Purtroppo una malattia lo ha portato via. Ora sono sola di nuovo. Vi chiamerò per riprovare ad amare ancora. Tiziana, cosa tristissimo. Sì, però non è l'unico caso, nel senso che noi avendo 20 anni di attività, purtroppo abbiamo anche altre persone che sono rimaste vedove. Anche un signore di Padova che aveva sposato una ragazza di 38 anni, che aveva già un figlio, e si sono sposati, hanno avuto un figlio loro due, e mi ha telefonato circa 6 mesi fa dicendomi che è rimasto vedovo in questo caso. Oh, e quindi si è iscritto nuovamente. Che sfortuna. Sì, anche a me è capitato conoscere delle persone però così. Vuol dire che se tu dopo torna, guardiamo l'aspetto positivo, che nella disgrazia, se dopo una persona torna a chiamarvi, a contattarvi, vuol dire che è stata una buona esperienza di successo, esatto, che l'ha fatto uscire anche da questo tunnel. Quindi diciamo che ritorno così ne abbiamo parecchi. Perché questo è importante. Tantissime persone che si riscrivono. Certo. Perché magari avevano una relazione che è durato 2 anni, 3 anni. 5, 10, 12, è quello che è. E spesso dopo ritornano a noi. Dai, vuol dire che questo è un buon veicolo. Noi siamo arrivati però al termine di questo capitolo. Quindi, buon proseguimento, non abbiate paura, tirate fuori l'energia necessaria. Il numero di telefono 347 80 28 197 www.clubdipiu.com e poi naturalmente andare presso le sedi, tanto in Friuli Venezia Giulia, dove c'è Nicole, sempre attiva e dinamica, prodiga di consigli e suggerimenti per accogliervi, oppure le tante collaboratrici di Valeria Pilla presenti nel territorio del Veneto e non soltanto. Grazie ancora, grazie alle nostre ospiti, a voi di averci seguito come sempre. Appuntamento a domani e con Club di Più la prossima settimana.